Buongiorno, allora, oggi video super richiesto che mi avete chiesto veramente tantissimo e ho deciso di farlo. Allora, ci ho messo tanto tempo perché in realtà volevo farlo in maniera diversa, solamente che non riuscivo mai ad andare a fare queste riprese, non trovavo mai il tempo, oppure era brutto tempo, tutto quanto. Alla fine ho detto facciamolo. Prima ero in cortile e mi è venuto proprio questo desiderio forte di farlo. Mi sono anche segnata i punti da affrontare in modo da non fare confusione come al mio solito, solamente che c'era molto vento e c'è molto vento. Cioè, in realtà non è fortissimo, però sentireste solo il vento. Quindi alla fine sono entrando in casa, ho detto vabbè, fa niente, lo farò un altro giorno. Solamente che poi aprendo YouTube mi sono comparsi tantissimi video sulla spiritualità e ho pensato, ok, va bene, sarà un segno, devo farlo, non ho in mente altro oggi, veramente non riesco a pensare ad altro che a questo video. Evidentemente è arrivato il momento di farlo. Quindi oggi si parla di spiritualità. Allora, una premessa doverosa da fare. È che io non ho nulla contro nessun tipo di religione, nessun tipo di credo, contro nessuno davvero. Parlo solo in base al mio sentire, ok? Tutto ciò che dirò in questo video è basato su quello che sento io, non è fonte di studio, assolutamente, è solo su quello che è il mio sentire e la mia esperienza personale. Perché qui? Ognuno di noi è diverso, ognuno di noi sente in maniera diversa e crede in cose diverse. Quindi io parlerò per me. È importante fare questa precisazione perché non voglio che ci sia divisione, un po' una lotta tra chi ha ragione e chi ha torto. Non c'è nessuno che ha torto o ragione, semplicemente ognuno crede e sente in maniera diversa. E altra piccola cosa prima di iniziare, vorrei fare molti più video sulla spiritualità. In realtà, a dire la verità, avevo proprio pensato di aprire un canale apposta, però sinceramente quattro canali poi è veramente troppo, poi sì che impazzisco, quindi li farò qui. Dedicherò uno spazio in questo canale, non dico un video alla settimana perché forse è un po' troppo, però ogni tanto quando ho un argomento, ne ho tanti in realtà, ne parlerò su questo canale, perché aprire un altro canale sarebbe sì molto interessante, ma troppo dispendioso di energia per me. Allora, cominciamo su quello che è il mio sentire. Quello che sento io lo sento sin da bambina, solamente che quando ero piccola non lo gestivo. Adesso riesco a gestirlo, ma quando ero piccola no. Semplicemente arrivava ondate questa percezione di questa energia. Io la chiamo energia, la chiamerò energia per tutto il video perché non so come altro definirla. È la mia sensazione è proprio questa, che sia un'energia. Quindi la chiamerò così. E la sentivo anche da piccola, però mi arrivava così a ondate ogni tanto, bello perché è un'energia molto forte, no? Però non sapevo cosa fosse, no? Sentivo questa sensazione bella, ma non la gestivo, semplicemente arrivava così e basta. Poi andava via e io mi sentivo un po' strana, un po' vuota, no? E non sapevo come ricercarla, non sapevo come farla tornare, non sapevo come sentirla nuovamente, quindi semplicemente quando arrivava la vivevo, punto e basta. Adesso ho imparato a gestirla, ho imparato a trovarla, ho imparato a sentirla sempre, anche se non sempre, molto forte. Nella maggior parte del tempo è molto debole, però diciamo ho imparato anche come fare per sentire in maniera molto più forte. E poi vi spiegherò anche alla fine del video come fare. E
Allora, questa energia che sento per me è un qualcosa di non senziente, quindi non un qualcosa che ha un pensiero, che quindi può comunicare, può, cioè almeno non con, come lo intendiamo noi, la comunicazione che abbiamo noi, quindi con le parole, con i gesti, no, assolutamente. Semplicemente una grandissima fonte di energia che sta lì, che è dappertutto, è dentro di noi, è dentro gli animali, nelle piante, nell'acqua, nelle pietre, nelle montagne, dappertutto, è nell'universo, sugli altri pianeti, sottoterra, in cielo, veramente è dappertutto, è tutto intriso di questa energia. E semplicemente noi la sentiamo, la possiamo sentire quella dentro di noi, ma possiamo anche cercare di percepire quella che arriva da fuori, dall'esterno, no? Perché comunque è la stessa realtà. E quello che sento io è questo, è questa forte energia, che non è semplicemente quell'energia che ci tiene in vita, no, perché in realtà c'è anche in ciò che apparentemente non è vivo, quindi come ad esempio i sassi, le pietre. Le pietre qualsiasi, non necessariamente quelle che l'essere umano ha deciso essere pietre preziose, qualsiasi pietra, anche il più comune sasso che trovi sulla spiaggia o sul lago, in riva al fiume, così, è carico di energia. L'acqua è carica di energia, non l'acqua in bottiglia. L'acqua in bottiglia è vuota, è morta, è acqua morta, non è acqua viva, ma l'acqua dei fiumi, dei laghi, dei mari, delle sorgenti, anche quelle di acqua potabile, per carità, quella è acqua carica di energia. Che cos'è questa energia? Non lo so. Non lo so, è un'energia che io sento molto forte, molto viva, la sento dappertutto, ma non so dirvi cos'è. Io penso che sia quella che su cui è stata fondata, sono state fondate la maggior parte delle religioni, credo. Quello che magari le persone in generale possono chiamare Dio, anche se alcuni gli hanno dato un'immagine, una voce, una coscienza e tutto quanto. Ecco, io non mi sento di dargliela perché non sento che ce l'ha, punto. È energia, punto e basta. Piccola premessa che forse avrei dovuto fare prima, ovviamente io c'ho sempre una piccola parte di dubbio che quello che sento non sia reale, cioè sia magari frutto di suggestione, fantasia, disturbi mentali, può essere anche questo. Quindi io sì, sono una persona molto spirituale, ma non rinego la scienza, assolutamente, quindi per me è importante bilanciare le due cose, ok? Ok, piccola parentesi chiusa. Penso davvero che non tutti la sentano, non so se è perché proprio non ne sono in grado, oppure non possono sentirla, non lo so sinceramente, però non tutti la possono sentire. Penso anche che possa essere anche negativa. Mi è capitato diverse volte di sentire dell'energia negativa in un posto, che magari non è sempre così, cioè nel senso, ad esempio c'è il bosco dove vado io qua dietro casa, arrivo in un punto preciso, normalmente è tutto normale, lo supero, non succede niente, non sento nulla, ma da quel punto in poi alcuni giorni comincio a percepire una sensazione molto brutta, una sorta di forza molto malvagia, un qualcosa di molto brutto. E la conferma che effettivamente ci sia qualcosa mi è data dal fatto che quando sento questa cosa, ad un certo punto i corvi iniziano a gridare letteralmente quando arrivo lì,
se continuo ad andare avanti loro continuano a gridare seguendomi. Ho provato, perché allora di solito quando appena la sentivo tornavo indietro. Una volta mi sono detta no, io voglio andare avanti, cioè sarà suggestione, quindi io vado avanti. Ho provato ad andare avanti e superato proprio quel punto preciso, come se fosse veramente un confine, una riga netta, hanno iniziato questi corvi a gridare tantissimo. Mi hanno seguita, ma non da vicino, da lontano, da sopra gli alberi, perché li sentivo sempre che mi seguivano gridando. E la sensazione era sempre più forte, cominciava a prendermi proprio paura perché la sentivo veramente molto intensa. Alla fine ho deciso di tornare indietro. Mentre tornavo indietro, i corvi continuavano a seguirmi anche tornando indietro. E nel momento in cui ho superato quella linea, quel punto, quella sensazione è svanita e i corvi se ne sono andati. In realtà ci ho riprovato più volte senza spingermi però così lontano e ogni volta succede la stessa cosa. Quando sento questa cosa, supero. Lo sento prima, però i corvi iniziano a gridare nel momento in cui supero proprio quel punto preciso. E ora io non ho una spiegazione per questo fenomeno, però è giusto per farvi capire che non è che esistono cose o luoghi dove questa energia è così punto e basta, ma ci possono essere dei cambiamenti. Quello stesso posto può essere tutto bello e positivo un giorno, il giorno dopo essere molto brutto, molto pesante e difficile da restare. Non so il perché, non so cosa ci sia, perché io non so se esistono altri tipi di presenze, sia benefiche che malefiche, non so come si dice, non saprei dirvi, perché appunto la mia percezione si limita a questa energia, appunto, e non riesco a percepire altro, a volte positiva, a volte negativa, ma più di così io non riesco a sentire. E la sento dappertutto, anche negli oggetti. Mi è capitato una volta di entrare in un negozio di mobili usati e di iniziare a sentirmi male, di dover uscire di corsa. Ero con una persona, non ero da sola, però questa persona stava benissimo, quindi non c'era qualcosa che facesse sentire male le persone, anche gli altri stavano benissimo. Soltanto io ho iniziato a sentirmi male, molto male. E praticamente a me comincia a sentire un peso nel petto, mi manca il respiro, comincia a girarmi la testa e ho la sensazione quasi di stare per svenire. E me ne devo andare per forza. Una volta uscita dal negozio ho iniziato a stare bene subito. Nel giro di pochi minuti è svanito tutto. Questa è una sensazione che mi è capitata molte altre volte nei cimiteri e sempre nei macellai. Sempre io non riesco a stare all'interno di una macelleria. Non mi succede al supermercato, però è più grande, non lo so il motivo, però nelle macellerie sempre. E quindi penso che comunque sì, ci siano dei luoghi che si impregnano e degli oggetti che si impregnano di quell'energia, che può essere buona o positiva o negativa in base anche alla persona che l'ha rilasciata. Cioè, se un armadio per esempio è stato in una casa carica di energia negativa perché chi ha vissuto in questa casa era una persona che rilasciava molta energia negativa, quell'armadio si sia impregnato e nel momento in cui è lì nel negozio chi è più sensibile la sente e ne può star male. Io penso che sia così, almeno questo è quello che percepisco io. Poi che sia una cosa che è così punto e basta, sinceramente io non lo so, però quello che sento è questo. E anche le persone emanano una loro energia. C'è chi emana un'energia molto positiva, molto bella, chi emana un'energia invece molto negativa, molto pesante, stancante. Mi è capitato di stare a contatto, di convivere in realtà una volta con una persona
che emanava un'energia molto negativa, non una persona cattiva, assolutamente una persona molto buona, ma io penso che la sua vita, che è stata molto triste, e l'abbia caricata di energia negativa e che l'abbia proprio... Penso che questa persona vibri a delle frequenze molto basse. E sì, ecco, stare in presenza di questa persona per me era molto pesante. Ora, io non vedo le aure delle persone, però io percepivo una sensazione, cioè era una sensazione, non vedevo nulla, come se emanasse un qualcosa di grigio, tra il grigio e il viola, molto spento. Quello che percepivo era questo, non mi è mai successo con nessun altro, però quello che percepivo da questa persona era questo. Mi sembrava quasi nella mia mente di vedere, anche se non vedevo nulla, l'energia che questa persona emanava e il colore proprio. Era molto pesante, infatti mi provocava sempre molta stanchezza. La sentivo tanto, infatti dovevo per forza allontanarmi un po' ogni tanto per ricaricarmi, perché era veramente tanto tanto pesante. Ecco, diciamo che chi sente così può essere che ti ricarichi. Io ad esempio, se vado in un bosco, comunque sto in mezzo alla natura, mi ricarico, perché la natura di solito emana energia positiva. Però ecco, come vi ho detto prima, in quel punto del bosco a volte può esserci energia negativa. Non so perché, non so se è perché succede qualcosa oppure semplicemente sono dei flussi di energia che vanno, io non lo so, non ve lo so dire. Però ecco, diciamo, di solito la natura è abbastanza tranquilla. Certo, se si sente qualcosa è meglio andare via. E però ecco, purtroppo ci sono delle situazioni che scaricano, solitamente sono le persone che scaricano, ma penso che sia anche dovuto alla vita che hanno le persone. Non ho mai sentito di un animale che mi ha scaricato, non mi è mai capitato, anzi gli animali di solito ricaricano molto, però ecco, le persone al momento sono le uniche in cui percepisco energia negativa, che me la mandano proprio, tipo, e che scaricano molto. Sì, secondo me lo stile di vita che conduciamo, molto distaccato dalla natura, e rende persone molto con un'energia molto negativa, e anche che assorbono energia positiva dagli altri, quelli che vengono chiamati i vampiri energetici, che non è detto che siano persone cattive, non c'entra assolutamente nulla, però semplicemente assorbono le energie agli altri e non lo fanno apposta, molto probabilmente neanche sanno, non si rendono conto, non è una cosa che sanno controllare, non sanno neanche di esserlo e non sanno neanche cos'è questa energia, magari neanche la sentono, però quando sono in presenza di una persona che ne ha tanta di positiva, secondo me è qualcosa, loro si prendono. Io ben felice di dare un po' di energia mia, però a volte effettivamente è troppo. Alcune persone scaricano davvero tanto. Però ci sono anche quelle dette persone vitamina, che sono persone che ricaricano invece, ecco, appunto perché hanno tanta energia positiva e quindi in loro presenza si ti ricarichi. Ora, io ho nella mia vita entrambe le persone, potrei anche essere io sia una persona, un vampiro energetico, che una persona vitamina per qualcuno, non lo so. E diciamo che ultimamente frequento solo vampiri, non so perché. Ci sono delle persone nella mia vita che sono cambiate, che sono passate dall'essere persone vitamina a vampiri energetici. E io penso sia appunto la società in cui viviamo, penso che stia peggiorando sempre di più, penso che stia veramente cambiando l'energia delle persone. Io questa energia la vedo come un qualcosa che sta dentro di noi, che se alimentata nel modo sbagliato diventa un qualcosa di molto brutto e che ci può logorare. E sì, penso davvero che tante persone la stiano alimentando nel modo sbagliato. E si sente a volte in alcuni luoghi
questa energia tipo al supermercato o al centro commerciale si sente, perché al centro commerciale è molto pregno di questa energia, molto pesante, mentre ad esempio questa è una sagra di paese, un ambiente molto allegro, magari con della musica, tutto quanto, dove le persone vanno e sono molto felici in quel momento, si sente invece un'energia molto buona, molto positiva e anche ricaricante. E quindi sì, ci sono cose che scaricano. Quindi secondo me dipende anche tanto dall'attività che si compie in quel momento. Io penso che le persone nel momento in cui sono in un centro commerciale stiano facendo un qualcosa che non le arricchisce, quindi magari comprare cose che non gli servono, guardare anche, stare in mezzo a gente di cui non gli frega nulla, mentre in una festa dove ci sono la musica, magari gente che canta, che balla, e sì, quello che ti arricchisce è proprio la presenza di un qualcuno che ha qualcosa da dare, quindi con la sua arte ti arricchisce. E quindi secondo me anche in quel momento emani tanta positività e questa cosa si sente tantissimo. Chi sente le energie molto probabilmente sentirà la differenza tra l'energia che c'è in un centro commerciale e l'energia che c'è in una festa. Provate, ditemi anche voi se la sentite, perché è tutt'altra cosa. Io quando vado a una festa, anche se è un luogo affollato, e i luoghi affollati a me non fanno stare benissimo, non sto male. A parte quelle fiere dove ci sono le bancarelle e c'è tanto da spendere, no? Bancarelle piene di cose inutili, lì no, lì alla fine siamo al pari di un centro commerciale, tutta basata sul consumismo, mentre quelle feste basate più sull'arte, su, come ad esempio qua c'è una festa molto bella dove riproducono tutte le ambientazioni del periodo medioevale, no? E lì ci sono le persone che recitano tutto quanto e lì si sente proprio una bella energia. Cambia tra i punti in cui ci sono le recite e i punti in cui c'è semplicemente il mercatino con robaccia inutile alla fine, perché è un mercato normale. Si sente proprio una differenza enorme, come se le persone emanassero energie buone e belle nel momento in cui stanno anche arricchendo qualcosa e quindi guardando una bella messa in scena dei bei costumi, e invece perdessero, si scaricassero e rilasciassero energie negative nel momento in cui sono in un contesto di inutilità, di qualcosa che non è utile al loro benessere, quindi gli acquisti inutili. E niente, questo è quello che sento io, ok? Non so se sono stata chiara, ma è veramente tanto difficile spiegare queste cose, ma veramente tanto. Ora, siccome che mi è stato chiesto anche l'anno scorso, quando ho già fatto un video sulla spiritualità, e adesso sono stata molto sul vago, ho parlato proprio di energie nel particolare e basta, perché appunto vorrei fare diversi video, ok? Quindi non voglio finire tutti gli argomenti in un video soltanto. Come ritrovare queste, come diciamo iniziare a sentire questa energia, anche se non posso garantire a tutti che possa funzionare. Allora, secondo me bisogna innanzitutto capire che tipo di persone si è. Ad esempio, se è quel tipo di persona che la mattina si infastidisce se viene svegliato dagli uccellini che cantano, ma se viene svegliato dal camion della spazzatura, del vetro che porta, dice vabbè, però la spazzatura bisogna portarla, e quindi giustifica l'azione dell'uomo ma non giustifica la natura, quindi gli uccellini, i temporali, oppure infastidito dal fatto che nevica e perché deve andare a lavorare, perché altrimenti gli tocca andare a piedi, la macchina non va, per quanto sia una scocciatura, cose che ho vissuto anche io, ma non è la fine del mondo, diciamocelo. E se sei infastidito da cose naturali della natura, anche quando non fanno particolari danni, ma giustifichi tutte le azioni dell'uomo come asfaltare un sentiero, prendere la macchina magari anche per tratti brevi, oppure
tagliare l'erba rasata a zero in campi dove non è necessario e non so, sterminare gli animali selvatici, e perché io devo andare a farmi la passeggiata nel bosco, allora devi cambiare mentalità. Perché? Per ritrovare il contatto con la natura, cosa essenziale per sentire, iniziare a sentire, non puoi mettere il tuo egoismo davanti a quella che è la natura, perché tu non esisteresti se non ci fosse la natura. Gli uccellini, i serpenti, i topi, le piante che pungono, le erbe selvatiche, i pollini, tutto ciò che ci dà fastidio, la neve in città e tutto ciò che a molte persone dà fastidio, sono essenziali per la nostra sopravvivenza, fanno parte della natura. Senza natura noi non ci saremmo qua. Quindi in realtà dovremmo essere grati a tutto quello che esiste, anche se ci può dar fastidio. Anche a me ci sono cose che preferirei non ci fossero, perché mi fanno male l'impressione, le temo, tutte queste cose qua. Ma non fa niente, non ho quella mentalità di sterminarle o di via, non ci devono più essere. Io ho una fobia per un animale. Il fatto che non ci siano fiori nel mio giardino, vicino in giardino, mi fa comodo, perché quell'animale non verrebbe lì. Ma preferirei comunque che ci fossero i fiori e quell'animale, perché non potrebbe esserci neanche la mia esistenza se non ci fosse tutto ciò, è tutto collegato. Quindi per esistere io devo esistere anche lui, quell'animale lì, e i fiori e l'erba, e i topi e i serpenti e le zanzare che pungono e anche le cose più brutte, no? Quindi quello che possono portare alcuni animali, perché magari hanno il veleno, perché magari portano malattie. Bisogna accettare tutto, non pensare che a quella cosa mi fa scomodo, via, la tolgo, la stermino, perché ogni piccola cosa che fa parte di questo mondo è importante per la nostra esistenza. Basta pensare alle api, o in più in generale agli impollinatori. Se smettono di esistere loro, tempo 4 anni, la razza umana non c'è più. Cioè, capite quanto è importante? È super importante. Quindi la siccità, smette di piovere, anche se noi abbiamo raccolto acqua a sufficienza per andare avanti per chissà quanto tempo, fino a riuscire a estrarne dell'altra. Ma se non piove gli alberi muoiono, e se gli alberi muoiono non producono ossigeno, e se non producono ossigeno noi non possiamo respirare, di conseguenza moriamo. Quindi l'acqua ci serve fino a un certo punto, se non possiamo respirare, cioè è veramente tutto collegato. Quindi primo passo, basta mettersi al primo posto, e ma io devo andare a lavorare, e ma io devo fare la spesa, e ma io devo fare la passeggiata, basta con questo io, perché non è solo quello, c'è un tutt'uno. Dopo aver messo da parte l'io, se si riesce, a ritrovare il contatto con la natura. In qualsiasi modo uno può, se può andare nel parco, vada al parco. Mettere i piedi nell'erba, sentire proprio, toccare anche gli alberi. Non abbracciate gli alberi, per favore, perché sono pieni di formiche. E se siete allergici, le formiche rosse vi danno una reazione molto brutta. Parlo per esperienza, non rischiate di finire al pronto soccorso per ste robe. Anche solo toccare un pochino sulle foglie, queste cose qua, mettetevi delle piante, mettetevi le piante in balcone, comunque cominciate a percepire, toccatele, sentitele, e fatevi il bagno al mare, al fiume, al lago, mettete i piedi nell'acqua ogni volta che potete, state a piedi nudi ogni volta che potete, sentite il sole sulla pelle, non mettetevi 800.000 cose addosso. Sentite il sole, anche se sentite che poi arriva un po' di arietta e vi sentite il fresco, sentite. Quindi prima di tutto abituare i nostri sensi, quelli fisici, come si dice, alla natura. Quindi sentite l'udito, il canto degli uccelli, il soffio del vento, le foglie che si muovono con il vento, cominciate a sentirlo. Sentite anche al tatto, quindi la temperatura, il calore del sole, la sensazione del vento, e che muove i capelli, che muove anche i peli sulle braccia, quindi si sente l'acqua, toccare l'acqua. L'acqua è molto importante, ma anche il gusto, assaporate, imparate a
a sentire il gusto della natura, quella vera, non la mela comprata al supermercato. Imparate ad andare anche a trovare il cibo in natura. Se conoscete qualcuno che ha un orto, se potete coltivarvi anche solo una piantina di fragole sul balcone, sul davanzale, così imparate a sentire quello vero, allenate il vostro gusto a quello che è la vera cosa, non quella schifezza che ci propinano nei supermercati che non c'entra assolutamente nulla. Ancora meglio se imparate a conoscere le cose selvatiche, ma anche solo se trovate un albero di ciliegie, di fichi. Imparate a cogliervi il frutto voi, a toccarlo, annusarlo e assaporarlo. Dovete sentirlo al 100%. Una volta allenati i sensi alla natura e non soltanto ai martellamenti, i cantieri, i clacson, i rumori dei motori, le ruote, i condizionatori, i frigoriferi, le luci al neon, ma il sole, la luce solare, la luce della luna, la sensazione del vento, l'acqua e tutte queste cose, vi dovete immergere, letteralmente. La cosa migliore è letteralmente immergersi in acqua. Perché l'acqua non ne ho la più pallida idea, ma quello che ho notato io è che l'acqua è proprio il modo migliore per iniziare a percepire quella immensa fonte di energia che c'è ovunque. L'acqua è proprio una roba pazzesca. Lo senti, cioè, andare nel bosco sì, un pochino, sdraiarsi nell'erba, ok, ma immergersi in acqua è tutt'altra cosa. Non vale fare il bagno nella vasca di casa, neanche fare la doccia. Se ne avete la possibilità, so che purtroppo non tutti possono. Vieni, Cookie, vieni! Dai, vieni! Se ne avete la possibilità, immergetevi nell'acqua. Andate al fiume, andate al lago, andate al mare, andate dove vi pare. Ma immergetevi nell'acqua. Stare immersi nell'acqua aiuta a sentire. Su di me ha funzionato in tutte quelle volte in cui ho perso, in cui non sentivo più nulla, perché a volte capita di essere sopraffatta dai problemi e comunque dalla società, no? E quindi perdere di vista ciò che è veramente importante. Anche a me capita molto spesso di perdermi nelle cose più futili e quindi dare importanza più magari al mio aspetto estetico, a come gli altri mi vedono, a come appaio, a avere le scarpe giuste, la borsa giusta e quindi non sentire più niente, smettere di sentire e sentirmi anche vuota, ma nel momento in cui ricomincio a immergermi nell'acqua, ritorna tutto, tutto come prima, tutto forte, tutto intenso, riesco a sentire tutto. E non so, un battesimo, una sorta di battesimo, forse è per quello che si fa il battesimo, forse l'acqua è veramente un qualcosa che ti toglie, ti purifica e quindi ti permette di aprirti a ciò che è, non lo so. E vabbè, comunque l'acqua, acqua, andate nell'acqua, mettetevi nell'acqua, cercatevi un ruscello, quello che vi pare, fredda, chi se ne frega, non vi farà del male l'acqua fredda, fatelo in estate piuttosto, tutto il corpo, almeno fino a qua, però se potete immergervi anche per pochi secondi anche la testa, ancora meglio, ma almeno il corpo tenete nell'acqua e concentratevi su quello che sentite, cioè l'acqua sul corpo, la sensazione di bagnato, la sensazione di freddo, di caldo in base alla temperatura, dolce, salata, l'odore, anche l'odore che apprende la pelle quando si bagna con l'acqua naturale, quella che si trova in giro, non l'acqua del rubinetto, della doccia che sa di cloro. L'acqua è la chiave, secondo me. Detto ciò, io la finirei qua perché non voglio fare casini, non voglio rischiare di inserire argomenti extra, quindi oggi mi sono limitata a ciò che sento io, quindi questa grande energia, forte energia. Nei prossimi video vorrei parlare anche di un po' canalizzare queste energie. Quindi anche pensiero positivo, visualizzazione, tutte queste pratiche che le persone mettono in atto per cercare di ottenere qualcosa,
quello che ho imparato io negli ultimi anni, soprattutto nell'ultimo anno. E niente, fatemi sapere se anche questo è un argomento che vi interessa. Quindi, come mi viene la parola? Legge dell'attrazione, ecco, non mi veniva la frase. Comunque, anche quello che penso io sulla legge dell'attrazione, perché nell'ultimo anno ho imparato diverse cose, cioè non so se proprio nella mia vita, su di me. Quindi vorrei parlarvene. Fatemi sapere se è un argomento che vi interessa, io penso di sì. E spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere, ditemi anche voi, se avete anche altri argomenti sempre inerenti alla spiritualità, ditemelo, che se è un qualcosa di cui so parlare, ve lo dico, ci faccio un video. E niente, io vi ringrazio per averlo visto e ci vediamo al prossimo. Ciao!